Siamo alla casa madre del beato Giustino Russo Lillo, con noi Don Vittorio. Don Vittorio, quindi un avvenimento particolare dove effettivamente la salma di Don Giustino stamattina viene portata al Duomo di Napoli e quindi lì ci sarà una funzione bellissima. Vogliamo spiegare in diretta ai nostri telespettatori l'evento come si svolge? In occasione dell'anno della misericordia che Papa Francesco ha indetto, la Curia di Napoli, in accordo con i nostri superiori generali, hanno pensato di poter sottolineare nei giorni della Settimana Santa, alla presenza dei sacerdoti del clero di Napoli, la figura del nostro beato padre Don Giustino. Per cui questa mattina la salma di Don Giustino verrà portata nella Cattedrale di Napoli, dove verrà esposta alla venerazione dei fedeli fino a giovedì mattina. E in particolare il momento, diciamo, centrale di questi tre giorni sarà mercoledì sera, allorché nella messa crismale, la messa che il Cardinale di Napoli, insieme a tutti i sacerdoti della Diocesi di Napoli, celebrerà appunto nella Settimana Santa, in ricordo della Cena del Signore, la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia. In quell'occasione la salma di Don Giustino, le spoglie verranno esposte appunto nel Duomo. E verrà indicato questo modello di vita sacerdotale, proprio nel giorno della festa di tutti i sacerdoti. Quindi vogliamo dire anche agli orari, noi siamo in diretta, quindi per coloro che volessero a distanza partecipare a questa funzione toccante. Sì, la salma, le spoglie di Don Giustino arriveranno qui in cattedrale a Napoli intorno alle 11, quindi è possibile visitare la cattedrale e poi ci sarà la messa sia questa mattina e poi mercoledì, in particolare la messa col cardinale alle ore 18. Negli altri orari sarà possibile visitare, pregare, fermarsi anche alle funzioni che si fanno regolarmente ogni giorno in cattedrale. Abbiamo visto ovviamente tante persone portare la tega con le spoglie di Don Giustino, quindi stamattina è stato un momento particolare di commozione. Sono venuti qua tanti fedeli a salutare la salma di Don Giustino che stamattina usciva da questo, diciamo, magnifico luogo di spiritualità. C'è sempre un contatto molto forte e viscerale tra Don Giustino e Pianura, i pianuresi e i suoi fedeli, quasi che è un richiamo naturale, per cui ogni volta Don Giustino c'è qualche cosa sul beato Don Giustino, la gente viene, la gente vuole stare con Don Giustino, vuole stare con il padre che ha amato questi figli e che continua ancora a proteggerli proprio da questo luogo dove vengono a pregare, a rivolgersi a lui e a chiedere grazie, per cui c'è un contatto come tra padre e figli. Suor Antonietta, visto che lei è la madre generale, quindi vogliamo ovviamente far conoscere a distanza, in diretta mondiale, voi siete qui per salutare le spoglie del beato Giustino. Che finalmente abbiamo la gioia di portarlo per le vie di Napoli al Duomo. Ecco, un cammino, un percorso che forse da quando era sacerdote l'ha fatto con fatica per la fondazione della congregazione, adesso va con la gioia di portare i suoi figli e di essere beato ed essere un sacerdote anche napoletano, è napoletano lui, quindi pur non appartenendo al clero napoletano ma è cittadino napoletano e per noi questa è una gioia molto grande. Sor Chiara, quindi cosa si prova a stare qui vicino alle spoglie del beato Giustino? Una grande emozione per questo evento storico, spero che possa essere un cammino di gioia e di felicità per chiunque incontriamo oggi su questo cammino. Don Salvatore Musella, vediamo tanti giovani in questo ovviamente luogo santo dove si forma veramente la spiritualità. Tempo addietro, quando abbiamo celebrato il centenario della nascita di Don Giustino, ci fu una pubblicazione, a Pianura cadeva un seme. E quel seme oggi è diventata una grande pianta, anzi potremmo dire una quercia, che i suoi rami arrivano in tutte le parti del mondo. Qui è tutto iniziato a Pianura con la buona volontà, l'ispirazione, la corrispondenza alle ispirazioni di Dio con Don Giustino e oggi questo messaggio di spiritualità e l'aiuto alle vocazioni giunge in circa 13 continenti dove i vocazionisti sono presenti,
e svolgono la loro attività, il loro ministero della ricerca, della cultura, della formazione, delle vocazioni. Da qui è tutto partito e adesso qui tutto anche ritorna, perché come vedete con i nostri giovani provenienti dalle differenti parti del mondo non solo hanno ricevuto il messaggio, ma ritornano al padre, dove continuano a formarsi per poi ritornare nelle loro terre e diffondere il messaggio della spiritualità e della santificazione universale attraverso l'opera, la cultura, la formazione delle vocazioni. Don Justino continua ad annunciare al mondo il bisogno, la necessità e la vocazione originale di ogni persona, la chiamata alla santità. E la sua vita stessa è un richiamo a rispondere coerentemente all'amore di Dio. Ecco, Don Justino nell'uomo di Napoli, un sogno, una festa. Per noi è qualcosa di singolare, di importantissimo, nel giorno in cui la diocesi vuole parlare ai sacerdoti. Don Justino, non possiamo dimenticare, va al Duomo di Napoli proprio per essere presentata come figura sacerdotale. Ecco, nel napoletano è un'altra stella di prima grandezza sul presbiterio, modello di sacerdote. Ecco, la grande lezione che noi dobbiamo imparare, continuiamo ad imparare da Don Justino, l'amore a Dio, al prossimo, che nella sua persona si è incarnata soprattutto nel servizio alle vocazioni. Ecco il messaggio di Don Justino, sempre attuale: facciamoci santo davvero, il resto è zero. Don Antonio, in una settimana santa, quindi capita proprio, ecco, in un momento particolare di spiritualità, profonda spiritualità. In una settimana santa, direi una settimana della misericordia. Se stiamo celebrando l'anno della misericordia, la settimana santa è l'espressione massima di questa misericordia di Dio che nella redenzione del suo figlio ha acquistato a ciascuno di noi la salvezza. Questo è l'annuncio principale di questa settimana santa, di questa settimana della misericordia, e con Don Justino possiamo rinforzare ancora di più. Dio ci ha amato. Guardando a Gesù in croce, noi contempliamo l'espressione più grande della misericordia di Dio, e nella sua risurrezione la conferma che Dio non abbandona i suoi figli. Don Antonio, in conclusione, sempre in diretta mondiale, cosa possiamo dire, ecco, a tutti coloro che ci ascoltano? Possiamo dire che l'opportunità è questa, di rinnovare anche noi la nostra vita, di rinnovare anche noi la nostra adesione a Dio, di accogliere questo dono santo, questo dono della misericordia di Dio. L'amore di Dio vuole la corrispondenza. Diceva lo stesso Don Justino, l'amore o cerca uguali o trova uguali. Ecco, facciamo sì che la nostra vita sia una costante risposta all'amore di Dio, la corrispondenza all'amore di Dio. Questo è il segreto della felicità e tutti noi possiamo raggiungerla. Basileo, quindi, ecco, gli amici di Don Justino si sono mobilitati stamattina per dare il meglio. Ma sicuramente questo è un evento eccezionale, il presidente sicuramente si è diciamo subito messo a disposizione con un gruppo di collaboratori, e anche io sono qui per collaborare per questo evento eccezionale. Io credo che il Duomo aspetti proprio il santo, lo aspetta perché lo vuole conoscere, lo vuole come lo conosciamo noi. Ecco perché per questo questo evento sicuramente non sarà né l'ultimo, non sarà né il primo né l'ultimo, sicuramente ce ne saranno altri. È un evento straordinario, eccezionale. Non dovrebbe rimanere chiaramente tale, unico, isolato. Ci auguriamo che per il prossimo futuro eventi del genere siano veramente moltiplicati per far conoscere la figura di Don Justino anche fuori i confini di pianura. Il maggiore Bernardino Maccione, quindi lei che è il comandante della polizia locale, quindi è un'emozione particolare stare qui a guidare ovviamente questo, diciamo, ecco, questo evento particolare dove le spoglie di Don Justino verranno portate al Duomo di Napoli. Ovviamente, comandante della polizia locale Soccavo Pianura, per noi è un onore questa mattina traslocare le spoglie del beato Don Justino da qui al Duomo, dove poi il giorno 24 procederemo nel senso inverso. Perché un vecchio detto dice: sotto la divisa c'è sempre un corpo. Io che sono un credente e un religioso, stamattina anche io sono un pochino emozionato di questa operazione che stiamo svolgendo. Ecco, il gruppo dell'accoglienza, cosa si prova stamattina a portare la teca di Don Justino, ma soprattutto la sua salma al Duomo? Per noi è una grande e bellissima cosa, perché oltretutto qualcuno di noi, che siamo qua in mezzo, abbiamo conosciuto Don Justino da piccoli.
e dunque ci teniamo molto, ma molto, per Don Giustino. Giacomino Perna, tu hai conosciuto Don Giustino, cosa ci racconti? Vi racconto soltanto un solo aneddoto per dirvi quali erano i miei rapporti con il nostro Beato. Stavamo in chiesa e lui stava predicando. Io a un bel momento mi addormentai, mi appisolai un poco e lui dall'altare disse: "E Giacomino dorme". Poi venne vicino, mi fece prendere per la mano da una suora e per risvegliarmi mi fece accompagnare intorno alla chiesa torno torno. A un bel momento disse: "Vabbè, può anche dormire perché lui le cose le sa". Stamattina tu, col tuo staff veramente di persone qualificate, hai una grossa responsabilità ovviamente a portare la salma di Don Giustino al Duomo. Certo, oltre che essere una grossa responsabilità, per noi è un grande onore, per chi è napoletano, soprattutto per chi è pianorese, cioè assistere e vivere direttamente con la propria, lo facciamo chiaramente, lo facciamo da volontari, questa esperienza è un'esperienza unica che veramente già parlarne col santo che sta dietro ci vengono i brividi addosso ed è una cosa veramente molto bella. Don Giuseppe, cosa si prova stamattina a portare la salma di Don Giustino al Duomo di Napoli? Indubbiamente una profonda commozione. Prima da parte nostra come vocazionisti o come famiglia vocazionista e poi per tutti i fedeli di pianura. Un'enorme commozione. Don Giuseppe, dobbiamo anche dire che qui ovviamente in questo luogo santo, ecco, ci sono tante belle cose da visitare. C'è anche il museo di Don Giustino. C'è il museo, c'è la biblioteca, ci sono i luoghi nativi di Don Giustino e tutti i luoghi riservati a Don Giustino e da visitare e da ammirare e sono luoghi santi, ecco, per un uomo santo. Quindi voi siete organizzati per coloro che volessero venire qui da fuori dall'Italia, possono venire qui e essere accolti perché sì. Voi avete anche ovviamente ecco tutte queste organizzazioni che si mettono a disposizione di coloro che volessero venire qui in pellegrinaggio. Senz'altro la casa, il vocazionario è in grado di accogliere tutti i pellegrini che vorrebbero visitare Don Giustino sia come pernottamento sia come pranzo eccetera. Ecco. Ecco gli amici di Don Giustino, il presidente Leonetti, presidente stamattina lei con tutta l'organizzazione qui a dare un supporto affinché potesse riuscire diciamo ecco nel miglior modo possibile ecco questa bellissima giornata piena di spiritualità. Sì, è un grande evento, oggi il nostro Beato lascia il vocazionario per la curia di Napoli, quindi siamo tutti entusiasti e felici di questo giorno bellissimo. Insieme a tutta l'accoglienza e tutto il braccio operativo dell'associazione siamo qui a dare il supporto logistico affinché tutte le cose vanno nel migliore dei modi. Presidente Leonetti, noi dobbiamo anche dire ai nostri telespettatori che ovviamente è ufficializzato, voi siete il quarto ramo ovviamente di questa magnifica organizzazione, tutto questo vi fa onore. Sì, siamo il quarto ramo della congregazione e ci fa tanto onore, siamo tutti quanti onorati di dare il massimo affinché la figura e il carisma di Don Giustino venga sempre più proiettato in tutto il mondo. Don Vittorio, dicevamo ovviamente un luogo di pellegrinaggio, quindi qui al vocazionario c'è anche il museo di Don Giustino e ogni pezzo, ogni qualcosa rappresenta la storia di Don Giustino. Sì, proprio al lato della cripta dove riposano le spoglie e la salma del Beato Don Giustino, la congregazione ha allestito un museo all'interno del quale abbiamo concentrato innanzitutto alcuni degli oggetti appartenuti proprio personalmente alla figura di Don Giustino. Parliamo di abiti sacerdotali, libri che li usava, oggetti che stavano nella sua camera, eccetera, eccetera, ma anche doni che il Beato Padre Fondatore ha ricevuto sia nel corso della sua vita da devoti che già lo amavano, sia da devoti che o per grazia ricevuta o per amore alla congregazione o per uno speciale affetto alla figura di Don Giustino hanno portato qui. E allora le abbiamo in qualche modo ordinati in una struttura museale che è aperta appunto ai pellegrini, ai fedeli che vogliono venire, visitare e poter ammirare anche quello che è l'affetto dei fedeli per la figura di un santo. Don Vittorio, quindi per coloro che volessero partecipare, ovviamente non so, tipo organizzazioni, come funziona?
La casa che si chiama Vocazionario Dio e Amore ed è la prima, la grande casa madre dei padri vocazionisti, oggi è anche un centro di accoglienza per gruppi, fedeli, pellegrini, i quali non solo possono visitare la chiesa, la cripta, il museo, la stanza del Beato Don Giustino, la cappella in cui lui radunava la mattina i ragazzi, gli studenti, quindi un percorso nei luoghi di Don Giustino, non soltanto relativo alla casa madre, ma anche altri luoghi di pianura dove pure il Beato Don Giustino è vissuto, ma possono anche sostare qui in casa, essendoci una recettività, 80-90 posti letto, è possibile mangiare, consumare un pasto, quindi è una casa aperta a 360 gradi, è possibile di accogliere, anzi siamo contenti di accogliere quanti per amore di nostro padre possono venire qui visitare e anche fermarsi, respirare un po' di quello spirito di Don Giustino che tanto fa bene al nostro cuore. Don Sannino, vediamo ovviamente il Beato uscire alle porte di pianura, quindi vediamo un corteo con le suore, con la Polizia di Stato, con la Polizia Municipale, i Carabinieri, quindi un corteo veramente ecco, di eccellenza, ma soprattutto un corteo corposo per garantire le spoglie di Don Giustino che arrivano qui al Duomo di Napoli. Certamente un corteo corposo che accompagna le spoglie di Don Giustino per le vie di Napoli, per la sicurezza. Ma io come sacerdote sono convinto che c'è un altro corteo, il corteo degli angeli e dei santi, particolarmente il corteo dei beati e santi napoletani che non sono pochi. Il cielo di Napoli è un cielo che brilla di tante stelle e tra queste stelle c'è anche la figura di Don Giustino. Dunque nessuna meraviglia che Don Giustino attraversa, lascia pianure per arrivare a Napoli, perché Napoli in realtà è la città dei santi. Don Giustino è vero che è di pianura, ma rimane sempre un santo prettamente napoletano. Ringraziamo il Signore perché dopo tanti anni viene qui nella cattedrale dove per anni interi ha predicato esercizi spirituali, ritiri al seminario maggiore e penso che buona parte del clero di Napoli conosce Don Giustino proprio perché ha sperimentato la sua grazia, la sua santità e la sua parola nella predicazione. Ringraziamo il Signore che Don Giustino torna in questa cattedrale di Napoli dal momento che lui come napoletano ne ha tutto il diritto. Ecco, siamo qui a Via Caracciolo e vediamo la macchina della Polizia Municipale, la macchina della Polizia di Stato, vediamo il furgone che porta ovviamente le spoglie del Beato Giustino al Duomo di Napoli. Seguono subito ovviamente con gli amici di Don Giustino il servizio d'ordine, vediamo il pullman delle suore, dei vocazionisti che accompagnano il Beato Giustino che è qui davanti a noi, ovviamente è tutto il seguito, ecco, grazie ovviamente ecco, al servizio d'ordine. Qui abbiamo ovviamente Domenico, Antonio, ringraziandoli veramente di cuore che ci permettono ovviamente di fare queste immagini che è veramente la storia del Beato Giustino. Sì, esattamente, questa è una giornata che rimarrà negli archivi della storia e speriamo che andrà tutto bene. Quindi una cosa bellissima, emozionante. Sì, è un onore dare ordine a Don Giustino, quindi questa è una giornata che rimarrà nella storia sicuramente. Don Claudio De Caro, quindi lei ha detto ai fedeli ieri che ci sarebbero ovviamente, stamattina sarebbe stato un evento particolare dove le spoglie del Beato Giustino sarebbero portate qui al Duomo di Napoli. Vediamo una forte commozione, un'emozione che ecco, non si trattiene. Sì, e già modo di dire ai fedeli ieri mattina che Don Giustino è stato una volta qui in questa curia metropolitana di Napoli per essere ricevuto dal cardinale, per essere accolto, per parlare della sua opera e fece 4 giorni di anticamera. È come se in qualche modo oggi ci fosse una riparazione perché per 4 giorni il suo corpo sarà esposto solennemente in questa cattedrale dove per 4 giorni ha fatto anticamera per essere ricevuto.
è una gioia molto forte. Quindi Don Claudio, ieri abbiamo visto più di 2000 fedeli, ecco, alla Domenica delle Palme, quindi quei fedeli stamattina sono venuti a salutare, ecco, il Beato Giustino a Pianura. Certo, e quando noi chiamiamo il popolo di Pianura a raccolta risponde sempre, come vedi anche questa mattina, ma anche nei prossimi giorni come parrocchia di San Giorgio, mercoledì mattina verremo a celebrare solennemente la messa qui in onore di Don Giustino. Don Claudio, vogliamo commentare, ecco, vediamo queste immagini bellissime, quindi i nostri telespettatori a distanza, noi siamo in diretta mondiale, quindi come possiamo far partecipare i fedeli vedendo queste magnifiche immagini? Ecco, Don Giustino è vestito da prete, noi è vestito da sacerdote, perché in effetti lui è additato quest'anno alla Chiesa di Napoli come esempio di sacerdote e di confessore, e forse questa è la figura più bella che noi possiamo trasmettere ai nostri fedeli, un sacerdote e un confessore eccezionale. Vediamo le suore vocazioniste che sono qui con la Madre Generale, quindi qui vicino alle spoglie del Beato Giustino, commentiamolo Don Claudio. E sono le figlie di Don Giustino, no? Coloro che insieme a noi padri portano avanti il carisma dell'evocazione della santificazione universale. È meraviglioso, che posso dire? È meraviglioso, nient'altro posso dire. Don Enzo, vediamo ovviamente entrare al Duomo di Napoli, vediamo entrare le spoglie del Beato Giustino, come possiamo commentarle? È qualcosa di molto bello, per noi è una gioia grande. Vediamo tanti fedeli qui riuniti ovviamente ad accogliere le spoglie del Beato Giustino. E tutto questo è in ragione di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha costruito. No? Don Giustino è molto conosciuto e la gente lo ama per la sua semplicità, lo ama per il suo, direi, anche silenzio, no? Perché è stato un uomo, come dire, che umile, un uomo umile, e l'umiltà la si vive soprattutto quando si fa silenzio, e tutto questo colpisce, ecco perché c'è gente. Il messaggio che credo vada accolto in questo momento è questo, no? Se viviamo bene il nostro battesimo, la santità non è lontana dai nostri orizzonti. Don Enzo, questo santo uomo che ha voluto ovviamente dedicare la sua vita per quanto riguarda il discorso dei sacramenti, ma soprattutto dei giovani, ha creato le condizioni, ecco, di far partecipare a tanti giovani che non avevano le possibilità per studiare, però avevano dentro una vocazione profonda. È l'opera di Don Giustino, è l'opera di Don Giustino. Lo dicevamo prima, no? Il suo essere uomo dell'oggi in ragione del futuro lo ha reso profeta anche in queste cose qua, ve l'ho detto un attimo fa, no? E tanti giovani si sono appassionati al suo carisma, e in ragione del carisma, del messaggio che viene da quest'uomo, tanti giovani si sono innamorati, appassionati a lui, e oggi continuano la sua attività per le strade del mondo, non solo qui a Napoli, non solo a Pianura, non solo in Campania, ma un po' in tutto il mondo. Don Enzo, noi siamo in diretta, vogliamo dire ai nostri telespettatori, ecco, gli orari delle messe e come si svolge questa magnifica funzione. Allora, quest'oggi è un po' una giornata particolare, avremo alle 11 l'accoglienza in cattedrale con la celebrazione dell'ora media. Oggi alle 17 celebrerò un 50° di matrimonio alla presenza di Don Giustino, e poi avremo la messa alle 18:30. Domani ci sarà una messa alle 9, una messa alle 11 e la messa alle 18:30. Domani mercoledì al mattino ci sarà la messa, poi ci fermiamo perché il pomeriggio ci sarà la grande celebrazione col Cardinale Sepe, laddove celebreremo la presenza di questo grande uomo, di questa bella figura sacerdotale, il giubileo sacerdotale, che vedrà la partecipazione di tutto il clero della diocesi di Napoli, regolare e non, e credo ci sarà, in ragione della presenza del Beato, anche clero proveniente da qualche altra diocesi vicina. Spoglie del Beato Giustino qui al Duomo di Napoli, quindi come possiamo commentarle in diretta? Ecco, entra un uomo che ha vissuto qui tra Napoli e Pianura ed è un santo dei nostri tempi, proprio un modello di vita sacerdotale, quindi viene portato qui appunto nel Duomo di Napoli per esprimere, come per tutti i sacerdoti, un segno di santità, anche un segno di incoraggiamento a donare sempre di più la propria vita a Dio Trinità. Vediamo le suore vocazioniste, quindi qui la Madre Generale. Sì,
Sì, c'è la madre centrale, c'è il padre centrale provinciale della provincia italiana, che Don Giustino ha fondato la famiglia, la congregazione dei padri vocazionisti e delle suore vocazioniste, che oggi sono qui presenti. Lui è un sacerdote che si è dedicato ai poveri, agli ultimi, alle vocazioni povere, coloro che non avevano appunto l'opportunità di poter studiare, e lui li accoglieva, li aiutava appunto nel poter studiare e mettere in pratica la vocazione che il Signore gli ha donato. Don Antonio, vediamo qui di fronte a noi le spoglie del Beato Giustino, è un momento emozionante, vediamo tanti fedeli, qualcuno che, ecco, scendono anche le lacrime di commozione. Sì, alcuni fedeli qui presenti vivono intensamente questa spiritualità di Don Giustino, anche perché c'è stata la trasmissione da padre in figlio, perché i padri hanno conosciuto Don Giustino, perché ha fatto molto bene nel territorio di pianura. Don Antonio, come possiamo far partecipare, ecco, le altre case vocazioniste in tutto il mondo? Loro non possono vedere in diretta queste immagini, noi siamo qui, ecco, per far vedere a loro il Beato Giustino, ecco, come riesce ovviamente a trasmettere questa profonda spiritualità. Bene, tutto con un'unione di preghiera, una comunicazione generale che è già stata fatta in tutte le nostre case appartenenti alla congregazione vocazionista. E poi anche grazie appunto ai media che possiamo loro inviare tutti i messaggi, tutte le foto e video fatti in questa giornata. Però la cosa importante è quella di unirci in preghiera, come diceva Don Giustino, appunto per pregare per la diffusione della santificazione universale. Che bello avere qui in questa chiesa cattedrale, ricca di storia, di arte, di santità, un santo come il Beato Russolino, Don Giustino. Grazie veramente. Siamo onorati e contenti. E noi, sacerdoti di questa chiesa di Napoli, che mercoledì celebreremo il nostro giubileo sacerdotale, vogliamo rivolgerci a Lui e vogliamo affidare a Lui il nostro desiderio di crescere nella vocazione. Vogliamo chiedere al Beato che ci dia una mano in questo anno santo della misericordia. Caro Beato, che dirti? Aiutaci a crescere in quella vocazione che è proprio di tutti, che è la santità. Te la affidiamo, proteggila e benedicici. Monsignor Papa, lei ha ringraziato ovviamente il Beato che è entrato in questa chiesa, lei ovviamente è parroco di questo tempio sacro. Sì, io sono il parroco e mi onoro oggi di aver accolto le spoglie mortali del Beato. È un'emozione immensa. Devo dirvi che l'ho sentito vivo, l'ho sentito vivo. E lo guardavo e sapevo che lui mi guardava. Questo mi ha dato serenità. Bene. Don Antonio, come possiamo concludere questa diretta mondiale? Lei è il Prete Generale, quindi ha avuto questo attestato di riconoscenza, di stima, di affetto, ma di spiritualità. Certo, la stessa esperienza del parroco, lo sentiamo vivo in mezzo a noi, trasmettendo sempre il suo messaggio, sempre attuale. Fatti santo davvero, il resto è zero. Ecco, il messaggio che Don Giustino ripete ancora una volta a tutti noi sacerdoti, alle sue figlie della congregazione e a tutto il popolo di Dio, perché tutti siamo stati chiamati, siamo chiamati alla santità. Ecco il messaggio che Don Giustino adesso fa risuonare anche nel Duomo di Napoli a tutti i suoi figli. Ecco, io voglio ringraziare i telespettatori, ecco, che hanno, diciamo, potuto partecipare a distanza mondiale di questo evento spirituale. Ringrazio di nuovo i telespettatori e do un cordiale arrivederci da parte di Mario Orlando.